vista l'ora, visto la, non so, vorrei dire complessità, comunque quanto fosse articolato, tecnico l'intervento precedente, visto anche il simpatico pomeriggio passato con gli studenti di distribuiti pochi minuti fa, ho pensato di evitarvi la struttura della lezione e siccome questa serie di incontri si chiama Open Mind, un po' di tempo fa, forse l'anno scorso o due anni fa, la prima volta che avete invitato a questa cosa qua, magari parlato con Carmine, avevo un po' registrato quella intenzione, ho pensato di fare un po' più un discorso aperto, anche perché il tema di oggi, che è il tema dell'autonomia, etica delle macchine, ma soprattutto l'etica delle macchine, sostanzialmente, è un tema che si apre in questi anni, anche se ha delle origini molto lontane, e che si presta molto di più a farsi domande invece che a dare risposte ancora, chiaramente. Siamo all'inizio di un percorso molto lungo, è già piuttosto chiaro quali sono i problemi che dobbiamo affrontare, non è assolutamente chiaro quali sono, non sono chiare quali sono le risposte che dobbiamo dare. E, però opinion mind vuol dire farsi le domande giuste prima di tutto, non già avere le risposte. E quindi oggi cerchiamo di capire quali sono le domande che dobbiamo farci. So che sono la maggior parte, vedo che la maggior parte, non tutte, la maggior parte delle persone qua sono dei nostri studenti, e quindi a loro, non agli altri, a loro chiedo di non presentarsi di fronte a questo discorso come cittadini che vogliono sapere che cosa li aspetta su questo argomento, ma come tecnici che avranno responsabilità importanti su questo argomento. Agli altri invece va benissimo, per gli altri va benissimo la versione ok, sono un cittadino e voglio sapere cosa mi aspetta. Okay? Ora intanto proclamo l'invasione di campo, nel senso che io sono un ingegnere, tra l'altro, scusate voi, per chi non sa, sono un ingegnere, sono laureato in elettronica, mi vergogno profondamente, ma sono laureato in elettronica, perché l'informatica non esisteva ancora quando sono laureato, esisteva l'informatica, ma non ingegneria informatica, ok? Poi però mi sono pentito e sono stato accettato nella loro nascente comunità, però sicuramente non sono un filosofo laureato in filosofia, e una parte importante di ciò che riguarda l'etica, non la scienza in particolare, ma l'etica, è effettivamente una branca della filosofia. Quindi noi, io e voi con me, consapevolmente prendiamo e invadiamo il campo dei filosofi. Diciamo che adottiamo una nozione di filosofo più rinascimentale, ok, di amanti del sapere, però comunque, anche se affrontiamo in modo, cerchiamo di affrontarlo in modo proprio, nessun filosofo accetterà mai alcuni termini che userò con voi oggi, me ne rendo conto, speriamo che non se ne abbiano male. Però diciamo, accettiamo questa accezione ampia e però affrontiamo il problema nel modo, diciamo così, con l'ottica, come dicevo prima, di coloro che saranno innanzitutto responsabili della parte tecnica. Ci sono diversi termini in gioco, ci sono diversi sinonimi di machine learning, ci sono anche degli altri termini che vorrei escludere da subito. C'è un termine che si chiama robotics, che riguarda soprattutto il modo con cui ci si deve interfacciare, si deve comportare, come si devono gestire i rapporti con eventuali robot che dovessero entrare nella nostra vita. Poi ci sono altri termini, come per esempio la computer ethics. La computer ethics è oggetto di lavoro da molti anni in tanti gruppi internazionali, per esempio c'è un gruppo di lavoro importante che lavora da quasi 20 anni, l'ACM, Associazione for Computer Machine americana, ma internazionale, che si occupa di come i professionisti dell'informatica e delle tecnologie in particolare debbano comportarsi come professionisti nel loro lavoro rispetto agli altri. Sono altre cose. Qua ci occupiamo sostanzialmente di cosa succede quando le macchine acquisiscono autonomia, quando i sistemi e i processi a cui partecipiamo coinvolgono esseri umani e altri attori artificiali che sono entrambe accountable, come si dice, cioè entrambe hanno responsabilità e devono, sono responsabili di quello che fanno, e cerchiamo di capire se le questioni dell'etica che da alcune migliaia di anni affrontiamo riguardo agli umani si possono semplicemente trasferire così come sono alle macchine, oppure se c'è bisogno
Quando ero ragazzo io, nel millennio scorso, una delle letture più importanti che poteva fare, allora decenne, come ero io, era la fantascienza. Avevamo le prime collane che ci portavano nel territorio internazionale d'Italia. Se qualcuno frequenta le librerie dell'usato, avrà visto le collane bianche con la striscia rossa di Urania e queste cose meravigliose che chiaramente erano letterariamente ridotte non per gli originali, ma perché venivano riassunte, tradotte male, stampate su carta rettilante, che però per noi aprivano un mondo che ci hanno aperto, era quello delle leggi della robotica, che più o meno tutti dovreste avere, molti dovreste avere affrontato, era quello di Asimov, la ragione per cui faccio il mestiere che faccio, perché volevo fare, volevo essere Susan Calvin. Se qualcuno di voi ha letto queste, che per chi non l'ha letta si può andare a vedere, non era una nevrotica, però non volevo essere lei in quel senso, ma volevo essere quel personaggio lì che serve per il mestiere, quindi di occuparmi di entità artificiali, di robot, di entità intelligenti che però fossero di origine artificiale. Okay? E molte delle discussioni che anche oggi vedete sulla machine ethics comunque riportano a quel tipo di approccio, perché le tre leggi della robotica, che tra poco leggeremo, effettivamente riguardano esattamente questo. Poi hanno alcune caratteristiche in positivo, alcune caratteristiche in negativo, entrambe però le tipi di caratteristiche ci consentono di dire cose importanti sostanzialmente. La ragione per cui adesso ne parliamo non più della fantascienza, ma ne parliamo nella vita reale, perché improvvisamente, dopo 60 anni di intelligenza artificiale e di robotica, 60 anni letteralmente, siamo resi conto a un certo punto che stava per succedere qualcosa di veramente importante. Quando è che abbiamo cominciato a rendersene conto? Ma come pubblica opinione, diciamo che una delle situazioni più importanti è stata quando AlphaGo ha battuto uno dei campioni di numero 3 del mondo, il cronometro di Go, che è un gioco che da sempre era stato dichiarato al di fuori di ogni possibile achievement dell'intelligenza artificiale, perché non era possibile usare semplicemente la forza brutta della computazione, per cui ci voleva tutta una, insomma, se volete andare a vedere, trovate la letteratura in cui molti dichiaravano: beh, a Go le macchine non vinceranno mai. Un progetto decennale che Google acquisì a suo tempo durò un anno e mezzo, si arrivò sostanzialmente a questa situazione in cui le macchine dimostrarono una creatività assolutamente inaspettata per il tempo, soprattutto inaspettata per il pubblico sostanzialmente. Dopodiché ci sono almeno due cose che da lì in avanti hanno cominciato a catturare l'attenzione della politica da una parte e della società dall'altra. Della politica, le armi autonome. Una delle ragioni per cui mi occupo di quello che dell'autonomia è perché a un certo punto le Nazioni Unite hanno deciso che le armi autonome erano il prossimo grande problema dell'umanità. Non vorrei fermarmi troppo su queste cose, però è importante che un po' ci soffermi nei limiti dei tempi che abbiamo stasera. Andando alle Nazioni Unite a Ginevra, mi dissero tutti i paesi avanzati con un esercito di un certo livello, tutti stanno preparando armi autonome. Nessuno ammette il fatto. In questa fase è importante che gli organismi che normano, che regolano i rapporti tra le nazioni, come appunto le Nazioni Unite, in particolare a Ginevra c'è l'Organizzazione per la Pace, che ovviamente si occupa di guerra, che di armi, è importante che chi si occupa di queste cose sia avanti di un passo, perché come mi disse il generale tedesco che mi invitò a Ginevra, quando io ovviamente mi rifiutavo di andare inizialmente a occuparmi della mia donna, mi disse: sa, professore, sulle linee antiuomo
L'abbiamo sbagliato per 20 anni, e per 20 anni la gente ha continuato a morire. Perché non sapevamo esattamente cosa stavamo facendo. Se ci volete dare una mano adesso, prima che ci siano problemi, probabilmente a spiegarci cosa ci sarà da qua a 20 anni, probabilmente risparmieremo questo problema. E capite che di fronte a un discorso di questo genere ci va bene, vengo. E quindi diciamo che dal 2013 a oggi il Ministero degli Esteri, le Forze Armate italiane, quelle europee, la NATO, le Nazioni Unite hanno raccolto tutto quello che si doveva sapere sulle armi autonome, si può sapere adesso quello che c'è e quello che ci sarà, per cercare di cominciare a mettere in piedi accordi che regolino questo tipo di... Che cosa si sa già? Che cosa hanno portato già i primi esperimenti? Una serie di cose, non me le voglio dire tutte, ma alcune sì, sono un po' terrificanti. Una delle cose, degli esperimenti che hanno già fatto le nazioni che non stanno facendo queste armi, ma le stanno sperimentando, è che nel momento in cui entrano in gioco le armi autonome, gli esseri umani non hanno più nessuna possibilità. Giocano a un ritmo troppo veloce, sono troppo più bravi di noi. La ragione per cui i militari vogliono le armi autonome non è perché funzionano meglio, è perché uno dei più grossi problemi dei militari sono le perdite umane. Allora normalmente dicono: ma se noi facciamo giocare le armi autonome, non puoi mettersi gli esseri umani. E anche lì non è facilissimo rispondere a queste cose qua, anche se ovviamente bisognerebbe forse fermarsi un attimo prima di arrivare a questo tipo di discussione, ok? Però non c'è dubbio che lì abbiamo scoperto quello che sapevamo già, cioè nel momento in cui le armi, scusate, in cui le macchine cominciano a fare un certo lavoro e lo sanno fare bene, lo sanno fare meglio di noi. Quando poi l'ambito è particolarmente ristretto e ben definito, lo sanno fare molto meglio di noi, in maniera non paragonabile. Un'altra cosa che invece, vi dicevo prima, un po' più simpatica, un po' più interessante, che è entrata alla nostra attenzione a questo punto più del sociale che non dei politici e dei militari, sono i veicoli autonomi. Sappiamo che ormai, sulla spinta di aziende che prima di tutto vengono dall'informatica, ma ormai anche di quelli che si occupano di automotive da sempre, l'obiettivo a breve termine, 5 anni, 10 anni, non lo sappiamo, è quello di avere veicoli che si guidino da soli o che non richiedano il nostro intervento regolato. Ma non è una cosa poi così nuova, perché siamo abituati che, per esempio, sugli aerei, la maggior parte del tempo i piloti non pilotano, quello lo sappiamo già. Certo, l'ambiente è un po' diverso. L'impredicibilità di una strada con animali, gente che non rispetta i segnali, le biciclette contro mano, bambini che corrono, ecco, rispetto alla moderata stabilità di un viaggio a 7000 metri di altitudine, chiaramente richiede un tipo di controllo completamente diverso, un tipo di gestione della conoscenza e comprensione del contesto che va a una velocità completamente diversa, ok? Però quello che abbiamo imparato dai veicoli autonomi di Google, dai veicoli autonomi di Tesla e di altre aziende che stanno lavorando su questo, è che usando grandi quantità di conoscenza, progress, che riguarda tutto quello che si può sapere dei luoghi in cui i nostri veicoli si muoveranno, e aggiungendo questa capacità di capire che cosa c'è di diverso in questo momento preciso rispetto a quello che abbiamo già nel posto, riusciamo effettivamente ad avere dei veicoli che sono in grado di affrontare quasi tutte le questioni. Non tutte ancora, non tutte perfettamente, ma ovviamente la domanda che si fa è: ma se noi adesso mettessimo in veicoli autonomi e togliessimo gli esseri umani, là dove abbiamo in questo momento 10.000 incidenti e 1.000 morti, avremo più incidenti più morti o avremo magari 100 incidenti e 10 morti? La risposta probabilmente è più la seconda che la prima, ma pure un'altra questione. Perché in realtà, se voi vedete le reazioni che ci sono state in giro ai primi pseudo incidenti, poi dopo spesso c'è una quantità in maniera diversa, portato da queste macchine, sapete che in California e in Nebraska hanno già modificato il codice della strada per consentire la percorrenza dei veicoli non guidati da esseri umani, ok? O semplicemente esseri umani che sono in grado di intervenire ma che non guidano direttamente. Le reazioni però cosa ci dicono? Ci dicono che noi,
sì, reagiamo male ai guidatori che fanno, si comportano male, che creano dei problemi, che creano feriti e morti, ma non accettiamo assolutamente che questo capiti per mano di una macchina. Noi questo non riusciamo a accettare, perché il livello ancora per noi è completamente diverso. In parte quindi questo potrebbe coinvolgere problemi di roboetica, ma noi rimaniamo alla machine ethics, ok? E sostanzialmente da questi due esempi, i sistemi che dobbiamo immaginare, in cui andiamo a esercitare la nostra pasta di analisi, preliminare ancora su quello che ci aspetta, quello che dobbiamo fare, su quello che capiterà, riguarda quelli che si chiamano i sistemi sociotecnici, sistemi in cui ci sono esseri umani e agenti artificiali, software o altro che siano, che coabitano, interagiscono nel nostro sistema, in cui non è più il sistema software con sopra gli umani come utenti, ma un sistema complesso di interazioni a cui partecipano come soggetti di attività e capacità di decisione, azione, decisione, deliberazione e azione, sia esseri umani sia agenti artificiali, robot, software, ok? Questo è la visione dei sistemi a cui andiamo incontro, che in alcune situazioni è già esattamente la pratica. Quali sono gli elementi che ci portano a porci, elementi concettuali che ci portano a parlare di machine ethics? Se parliamo un po', perché uno già è la macchina che guida, no, un po' per volta, un passo per volta. Il primo passo è la conoscenza sul mondo. È troppo complicata oggi per gli umani, per gestire. Ne abbiamo esperienza quotidiana. Non abbiamo bisogno dei deficienti su Facebook per arrivare a questo. Ci basta la nostra intelligenza, la nostra continua incapacità di comprendere a fondo le questioni che ci arrivano dal mondo, come sono capitate, come sono sviluppate, la nostra capacità di predizione di quello che succederà nel mondo intorno a noi cala sempre di più man mano che aumentiamo la nostra conoscenza. I dati che ha a disposizione sono un'enormità, la quantità di dati, sentite come base del Big Data, benissimo, Big Data come processano gli umani di Big Data? Non li processano, salutano, si lasciano, dedicano, si delegano alle macchine, agli algoritmi, ok? Chiedono agli algoritmi di mettere ordine, di trovare regole, di trovare regolarità, di trovare cluster, di trovare separazioni, in modo da avere una visione di più alto livello che sia cognitivamente gestibile dagli esseri umani. La conoscenza è troppa e noi umani non siamo in grado di gestirla, quindi incominciamo a delegare le macchine. Ma questo riguarda l'etica, è i sistemi d'arma sono molto brutti per molte ragioni, ma ci forniscono sempre degli esempi abbastanza significativi. Quando ho lavorato appunto in questo gruppo NATO e poi Nazioni Unite per un po' di anni, mi è capitato spesso di parlare con i militari, che ovviamente non corrispondono assolutamente più in questo mondo ai nostri stereotipi, ok? Quindi sono tipicamente, nel mio di qua, le persone di livello molto alto, si può parlare molto bene e in maniera molto articolata. Quando però mi dicono sì, ok, però alla fine la questione dell'autonomia è chi decide, chi, dicono loro, chi preme il grilletto, ok? Chi decide che deve partire, deve fare questa cosa, è lui che decide. E non è così, perché i sistemi d'arma, per esempio antiterroristi, sistemi antiterroristi con i droni che devono andare molto rapidamente nelle zone complicate in cui sta succedendo cose complicate con il rischio di vita per ostaggi, che cosa fanno? Dici, ti mandano le immagini? No, non ti mandano solo le immagini, perché tu, operatore, sei in grado di prendere una qualche decisione, interpretano l'immagine, ti mandano segnali già interpretati e dicono quello è il terrorista, lì c'è una situazione di pericolo, lì c'è un ostaggio che è a pericolo, a rischio di vita. Su cosa lo fanno? Cioè, in base a cosa lo fanno? In base a quello che ricevono e in base a come sono stati tipicamente trained, allenati, per riconoscere quelle situazioni. Ora, al di là dei cosiddetti bias cognitivi, è stato visto che, per esempio, in diverse situazioni
le macchine addestrate, secondo il principio di machine learning, da in una certa fase storica dalle forze armate americane, tendevano a riconoscere qualunque arabo come terrorista, perché tutti i terroristi che avevano sotto mano erano fatti così, ok? Quindi l'idea di un terrorista americano biondo che stava tenendo in ostaggio un povero arabo non era contemplata, ma era sbagliato il training, perché il bias cognitivo di chi fa il training influenza il training, ok? Però detto questo, qualunque cosa venga riconosciuta dalla macchina che sta dalle macchine che stanno raccogliendo segnali e interpretandoli per portarli a chi deve decidere, ecco, appunto, sono interpretatori delle macchine. E se lui ti dice, guarda, fra 2 secondi l'ostaggio morirà, sparo o non sparo? Tu cosa fai? Chi ha deciso in quel momento? Hai deciso tu? O ha deciso chi ti ha dato quella conoscenza? Quindi le questioni dell'autonomia e dell'etica nascono prima di tutto dall'acquisizione, dall'interpretazione della conoscenza, che o per dimensione o per velocità di trattamento possono non essere accessibili alle macchine, possono essere accessibili soltanto alle macchine, cioè, ok? Quindi non c'è bisogno di arrivare a robot autonomo che si metta a Terminator, non c'è bisogno di arrivare. Basta avere un'innocente macchina che ti sta osservando, lo guarda e ti dice cosa sta succedendo, perché ti dice quello che sta succedendo e tu decidi sulla base di quello che lui ti ha detto, la macchina ti ha detto. Ok? Quindi, il mondo è complicato, le macchine ci aiutano, già l'etica dovrebbe entrare sopra, per esempio, nel ridurre i bias cognitivi. Uno dei problemi importanti di cui sta occupando l'intelligenza artificiale informatica di questi tempi è quello del cosiddetto decision support system. Sono i figli degli expert system degli anni 80, non si butta via niente, ok? Però adesso cominciano effettivamente a funzionare, a mettere insieme tante cose, anche la simulazione, anche tutta la nostra conoscenza dei sistemi complessi, tante cose vengono messe insieme, e il punto fondamentale del decision support system è che ormai non c'è bisogno dei militari, basta essere il sindaco di una città come Cesena. Niente di personale, non è che sto riferendomi al sindaco in questo momento, sto riferendomi al fatto che gestire già una città di queste dimensioni, ora si capisce che è una questione troppo complessa per le competenze e la capacità di una singola persona, ok? Per questo chiaramente noi diciamo c'è bisogno di uno staff, c'è bisogno di dirigenti, c'è bisogno di collaboratori, c'è bisogno di probabilmente anche la capacità di capire che cosa succede quando faccio questa cosa qua. Se metto qua, se cambio la percorrenza di quella strada, adesso io vengo da Bologna, abbiamo vissuto una giunta precedente con un assessore alla viabilità che sapeva lui. E quindi decideva lui cosa andava bene. Gli effetti erano totalmente casuali, perché ovviamente non aveva la più pallida idea di cosa sarebbe successo. In queste situazioni bisognerebbe chiaramente avere i sistemi software che ti dicono, simulando per esempio il mondo che, in cui tu stai vivendo, che tu dovresti chiamato a governare e a regolare, guarda, se tu introduci questa regola, se tu cambi questa parte del mondo, se metti un semaforo qua, se tu allarghi questa strada, se tu metti questo parcheggio, quello che succede è questo, presumibilmente questo. Quando le decisioni da prendere sono complicate in un mondo molto troppo complicato per gli esseri umani da capire, le macchine dovrebbero aiutarti a capire cosa succederebbe. Nel mentre che lo fanno, ovviamente si portano via una parte della tua capacità di governare il mondo, perché non sei più tu che lo capisci, tu lo capisci con l'intermediario, e quindi anche lì incominciano ad esserci questioni piuttosto rilevanti, perché a questo punto chi mi garantisce che il simulatore sta effettivamente simulando quello che capiterà? Chi è il tecnico che ha inserito i dati? Che comprensione ha lui del mondo? Chi ha costruito il modello sulla base di cui la simulazione è effettuata, l'esame effettuato? I soli bias cognitivi, i bias cognitivi dei tecnici, come interferiscono dopo nella politica o nell'organizzazione? Ovviamente è molto più facile capire l'ultima cosa. Quindi non è soltanto il mondo troppo complesso perché noi prendiamo decisioni alla leggera ormai, persino, ripeto, non bisogna di essere nazioni, persino in una piccola città, ma soprattutto il mondo è
molto complicato per noi per agire effettivamente, ok? Per agire con efficacia, diciamo. E quindi a questo punto anche molte azioni vorremmo, se possibile, delegarle alle macchine. Per esempio guidare, abbiamo ancora troppi morti, abbiamo ancora troppi feriti. La strada è una strage continua. Se riusciamo a costruire macchine che sanno guidare senza farci schiantare regolarmente, noi siamo contenti, ok? Che cosa porta questo? Cosa dice questo dopo degli uomini e dei sistemi che andiamo a costruire? Questo, su questo lo discutiamo, discutiamo invece di come si fa a fare sì che la macchina guidi secondo quei principi. Adesso non parliamo più in generale, pensiamo proprio all'automobile, perché tra l'altro tutti gli esempi che vengono fatti, perché sono quasi tutti noi siamo o autisti o comunque giriamo in auto, e quindi sappiamo come gli altri, noi siamo bravissimi a guidare, gli altri, sappiamo che guidano gli altri, ok? Quei disgraziati. E quindi vorremmo che i nostri, il nostro veicolo, una volta che guidasse al posto nostro, guidasse secondo i nostri assolutamente ben fondati principi etici. Ma il punto è, come facciamo a mettere l'etica dentro le macchine? Perché, ok, parliamo della macchina, diciamo dovrebbero fare così, e poi come lo mettiamo dentro? Adesso facciamo fatica a fare funzionare bene le nostre app, le nostre applicazioni normali. Quindi forse ci vorrà un po' di tempo, però almeno discutiamo quali sono i modi in cui forse un giorno faremo. Sicuramente il primo problema è quello del CEO. L'etica, non la scena, l'etica è computabile. Perché se qualcuno di voi ha letto il ciclo di Asimov, quello che succedeva lì era che sì, le leggi erano chiare, le vogliamo leggere, ce l'ho forse qua, da qualche parte. Ecco. Un robot non percherà danno a un essere umano, né tramite l'inazione consentirà che un essere umano venga danneggiato. L'ho tradotto dall'inglese, cosa vuol dire? Poi ce ne sono altre due, ma questo è un bel principio. E come calcoliamo le conseguenze? Cosa ne faccio io? Che adesso, ok, mi hanno detto, io sono l'informatico, beh, guarda, devi implementare questa legge qua. Ah, ok, scrivo. Cosa scrivo? Dove lo metto? Come faccio a fare in modo che tutto il ciclo di ragionamento deliberativo dell'agente, è l'apostrofo agente, non l'agente, è dell'apostrofo agente, che si occupa di stabilire che cosa il robot, la macchina, qualunque cosa sia, decide di fare, ok, tutto questo effettivamente realizzi questa cosa. Questo è il linguaggio naturale. Il linguaggio naturale è ambiguo. Tutto il ciclo dei robot praticamente è basato sul fatto che tutte le varie leggi lasciano spazi aperti, che si confliggono tra di loro, in certe situazioni non è chiaro cosa uno deve fare, e non c'è un momento in cui Asimov effettivamente costruisca una formalizzazione e calcoli, perché se lo facesse le cose andrebbero anche peggio. Perché gli studenti che hanno seguito i miei corsi o che lo seguiranno sanno o sapranno o hanno già visto da altri corsi che il buon Gödel ci ha spiegato che quando i sistemi superano una certa complessità e noi vogliamo metterci degli assiomi per dire cose sono così, per esempio immaginiamo di rappresentare l'etica con degli assiomi e dopodiché da lì calcoliamo con la logica computazionale cosa deriva dagli assiomi, ma con Gödel sappiamo che non riusciamo a calcolare, a dimostrare tutto. Se appena appena sistema un po' complesso, sono delle cose vere, quindi che noi giudichiamo eticamente corrette, che non possono essere derivate dagli assiomi. E non c'è verso, in teoria dice così, chiuso. Ok? Quindi, quale altra soluzione abbiamo? Non sappiamo se è computabile. Sappiamo che se anche lo fosse, non riusciamo a essere completi se usiamo un approccio logico. Potremmo pensare di, molti propongono, ci sono dei vari approcci, di usare l'approccio che usiamo per le altre entità che abitualmente, come si dice, educhiamo all'etica, che sono i nostri figli. Li alleniamo, ok? Li mettiamo di fronte
alle situazioni, oppure osserviamo quando sono messi di fronte a situazioni che richiedono decisioni etiche, e con loro poi discutiamo le loro azioni potenziali o quelle che effettivamente li avrebbero portati a svolgere un'azione eticamente corretta. Ok? Quindi ci sono molti che dicono: guarda, no, non è che devi fare effettivamente scrivere leggi tipo asimo da qualche parte, oppure tipo assiomi, e poi dopo calcolare. Quindi mi tolgo dall'idea della computabilità, ma allevo i miei robot mettendoli di fronte alle situazioni, e poi prendo dei feedback tipo: ok, qua hai fatto bene, qua hai fatto male, così in modo che dopodiché si comportino sempre bene. Questo funziona? Vedremo, potrebbe funzionare, ma ha un problema piuttosto forte di cui discuteremo fra poco, perché poi discutiamo il tempo. Non è ancora tanto. Un'altra cosa che gli ingegneri del software potrebbero sicuramente immaginare, e abbiamo molti ingegneri del software qua dentro, è no, questo uso degli invarianti, uso di una progettazione che fa sì che siano invarianti nella mia costruzione del software, nei miei comportamenti, per cui io non so come si comporti, ma sicuramente questo non capiterà mai. E questo capiterà sempre. Se metto dentro questi invarianti l'equivalente dei miei criteri di etica per le macchine, allora probabilmente ci sarà un comportamento che posso descrivere come etico. Ma allora, adesso non voglio discutere cosa è etica, non voglio discutere perché sappiamo delle definizioni, su Wikipedia trovate tutto. Chi di voi ha fatto il liceo e ha affrontato Kant si ricorderà la critica alla ragion pratica e tutte queste questioni, la sua definizione di autonomia, la definizione di morale come qualcosa che sta al di sopra degli esseri umani. Un uomo morale in qualche modo assorbe il principio per il suo comportamento e lo mette alla guida della sua propria azione indipendentemente dai suoi desideri, diciamo così, del momento, in qualche modo. Quindi la morale, in qualche modo, da Kant in avanti, è una sorta di autonomia da sé. Ma quante etiche abbiamo noi esseri umani? Tutti noi siamo convinti, anche in più malvagi, però statisticamente qua dentro ci sono persone malvagie, non le conosciamo, ma ci sono persone malvagie. Ok? Siamo un certo numero, quindi sicuramente qualche malvagio c'è. Ma se andiamo a interrogare il malvagio tra di noi, scopriamo che lui si sente assolutamente retto con la sua condotta morale. Ok? Se voi andate a leggere le cronache, non so, ho letto da poco un libro molto interessante, un po' lungo, che è la Seconda Guerra Mondiale di Martin, adesso non ricordo il nome, comunque. Era il biografo di Churchill, il ufficiale di Churchill, ha scritto questo libro piuttosto importante, e si è andato a leggere i documenti di dentro con cui i nazisti giustificavano il loro comportamento, che erano interiormente, profondamente etici, secondo me. Non bisogna arrivare a tanto per scoprire che ciascuno di noi ha la sua visione di cosa sia etico al mondo. Per esempio, adesso non ve lo faccio vedere perché non ha importanza, ma ve lo leggo. Sono diverse cose in rete molto interessanti. La MIT Technology Review ha pubblicato da poco un intervento che nessuno, alcuni lavori fatti da psicologi tecnici riguardo proprio alle self-driving car, perché quella è una cosa che tutti capiscono, e sono i soliti problemi che magari avete visto da qualche parte: ma se io mi trovo, sono un'automobile sto arrivando su una strada e improvvisamente mi saltano di fronte N bambini e N anziani, devo decidere che cosa fare. Qual è il comportamento etico che la macchina deve seguire, che l'automobile deve seguire? Eldest first. Should the self-driving car kill the baby or the grandma? Depends on your from. La risposta cambia a seconda dell'età, a seconda dello stato sociale, soprattutto a seconda della nazione da cui provenite. Ma cambia completamente se venite dal Giappone o se venite dalla Francia.
se siete ricchi o siete poveri, siete giovani o siete anziani, cambia completamente. Cosa fa la povera macchina allora? Fa un referendum? Uno vale uno? Chiede a tutti, scusate, sto per uccidere, devo decidere se uccidere tre anziani o due bambini, cosa posso fare? Ok? Già solo decidendo a chi chiederlo, ha già deciso cosa fare. Come risolviamo noi umani la questione delle etiche? Perché in realtà lo sappiamo benissimo. Per questo ci sono le norme. Non dipende, i nostri comportamenti non dipendono soltanto dalla nostra etica. Noi riconosciamo che esistono le norme, le leggi, le norme implicite, ma soprattutto le norme esplicite. Ci sono un sacco di norme implicite secondo cui ci comportiamo, ok? E non le esplicitiamo. Ci sono alcune che riguardano alcuni comportamenti importanti, tipo uccidersi o meno a vicenda, ok? Su cui prima che sulla etica nostra personale noi ci basiamo sulle norme, sulle leggi, ok? E su quello non c'è discussione, ovvero c'è discussione per coloro che sono il legislatore, che svolgono qualche ruolo, ok? Ma noi in qualche modo siamo momentaneamente sottoposti a quelle leggi. Quindi è normale pensare che per le macchine, l'etica delle macchine, la prima discussione che andrà fatta è quali principi dovranno essere implementati. E quindi andrà fatto una volta per tutte, dopodiché i tecnici non dovranno decidere loro cosa fa l'auto. Ci sarà una normativa di riferimento che dovrà essere sostanzialmente implementata in auto, come abbiamo discusso più o meno prima. Ci saranno quindi standard, convenzioni. Poi sappiamo anche che ci sono degli elementi, tutte le leggi si occupano di determinate cose e lasciano aperte la presentazione. Quindi sarà possibile anche pensare che le parti che rimangono, come dire, flessibili potranno essere delegate anche all'ambito locale. Noi sappiamo che sono leggi che riguardano la comunità internazionale, leggi che riguardano nella piramide del diritto l'Europa o l'Italia, poi sono le norme locali. E poi c'è il nostro comportamento a casa nostra, a casa mia, con i miei figli, con le persone che abitano con me. Ci sono tanti livelli di norme, quindi sarà possibile pensare anche che siano delle parti del comportamento della mia macchina, della mia auto, per esempio, che dipenderanno anche dalle mie scelte, ma non quelle che ovviamente riguardano, per esempio, la vita, la morte delle persone. Questo sarà. Quindi, machine ethics sì, ma anche, prima di tutto, norme e standard sulla machine. Ci sono queste? No, non ci sono. Perché? Perché ci vorranno 10-20 anni di lavoro a livello nazionale, sul internazionale, per stabilire che cos'è che è giusto che le macchine facciano. Perché in questo momento siamo a livello referendum, sì, faccio le interviste a livello internazionale e scopro che per i giapponesi è giusto ammazzare quello, per l'altro è giusto ammazzare quell'altro. Ok? E noi italiani nel mezzo. Le norme hanno un altro problema. Sono scritte in linguaggio naturale. Il linguaggio naturale è sempre ambiguo, esattamente come prima. Ci sono sforzi che non riguardano assolutamente, che non nascono con la machine ethics, ma che nascono proprio con la parte giuridica e con l'incontro tra la parte giuridica e la logica computazionale, e che da più di 20 anni cercano di tradurre le normative, le leggi, i codici, dal linguaggio naturale alla logica computazionale. Sono lavori che per esempio hanno coinvolto, sono nati soprattutto in Giappone 20-25 anni fa, ma che hanno coinvolto molti studiosi di tutto il mondo, anche studiosi della nostra università come l'amico Giovanni Sartor, che è un evidente filosofo e anche un logico, okay? E filosofo del diritto però naturalmente. E che cosa mostrano questa cosa, questi lavori? Mostrano che è molto difficile tradurre in logica computazionale le norme, ma mostrano anche che il grosso ostacolo è dato dai giuristi, non dalle macchine. Perché il problema di tradurre in logica è che quando poi devi scrivere una legge, se questa è incompatibile, immaginiamo di avere le leggi tutte scritte in logica computazionale e precise, nel momento in cui scrivo una nuova legge e la produco in logica computazionale, potrei, in linea teorica,
scoprire direttamente se questa è compatibile e genera un sistema consistente e interpretabile insieme alle norme già esistenti. Perché il contrasto tra norme esistenti che dicono cose diverse, che a volte non può essere risolto semplicemente dalla piramide del diritto, ma semplicemente non può essere risolto se non dalla discrezione del giudice, e non è uno dei più grossi che abbiamo, e questo sì ci tenevo un altro. Questo si riverbera naturalmente nel fatto che in questo momento, se noi andiamo a codificare il nostro comunitario, penso che sia facile e quindi è pragmaticamente possibile, tutti i nostri codici, tutte le nostre leggi, poi proviamo a vedere se generano un sistema consistente, sappiamo già che non generano un sistema consistente. E chi ha fatto logica computazionale sa che dalla serie di assiomi non consistenti si può dedurre qualunque verità. Quindi vuol dire che qualunque cosa è legittima. Ok? Però una soluzione di questo ambito andrà sicuramente trovata, perché è vero che possiamo vivere, abbiamo vissuto alcuni migliaia di anni con norme scritte in linguaggio naturale e con la interpretazione da parte di avvocati e giudici, ma non possiamo più farlo con le macchine. Le macchine ci richiedono di avere una interpretazione non ambigua di quali sono le norme, un'implementazione chiara e precisa e determinista di quali sono le norme, e di sapere in ogni momento cosa è lecito e cosa non è lecito. Non cosa faccio questo, cosa no, questo è lecito e questo no. L'insieme dei comportamenti illeciti è questo, solo questo è quello che tu devi esplorare. Ti sono in grado di accoppiare rapidamente la situazione, la conoscenza che ho di quello che sta succedendo, di quello che può succedere a seconda della mia azione, con il quadro normativo che riguarda queste due situazioni, allora sarò in grado di capire che quali sono effettivamente i comportamenti che posso pensare di assumere. Ultima cosa, tardissimo, scusate. Comunque, ultima cosa. Ci sono moltissimi colleghi, bravissimi colleghi, in questo periodo che girano il mondo, parlando di un argomento, di alcuni argomenti molto importanti, che vanno sotto il nome di interpretabilità, non so come trovo l'italiano, explainability, spiegabilità, explainability, più o meno così, verificabilità, perché il problema è questo: non ci immaginiamo di poter fare delle macchine che abbiano comportamenti consistenti, intelligenti, eventualmente anche etici. Non ci immaginiamo di avere macchine che non sbagliano mai. Non avendo esseri umani che non sbagliano mai, comunque è un miglioramento. Okay? L'importante sarebbe avere comportamenti, ordini di grandezza più precisi e più brillanti di quanto non siamo esseri umani, che siamo ancora all'estratto. Invece di avere migliaia di morti, magari pochi o nessuno. Ok? Però non ci immaginiamo che siano perfetti. Quando succede un incidente, qual è il problema? A chi dare la colpa? Esatto. Il problema è la responsabilità, anzi più ampiamente è la cosiddetta accountability, cioè rendere conto del proprio comportamento. È successo qualcosa, manca soltanto una macchina che non si comporta come deve, almeno secondo quello che era la specifica, secondo quello che era definito come comportamento corretto e che ha provocato magari danni. Okay, a qualcuno, a questo punto a chi faccio causa, direbbe uno di New York. Okay? A chi mi rivolgo, chi è che mi spiega il successo? Ora, se pensate, torniamo al primo esempio, a AlphaGo. AlphaGo si basa sostanzialmente tutto su, non solo, però una parte importante cioè il deep learning. Il deep learning non ve lo spiego adesso, ma sostanzialmente è una tecnica non simbolica, in cui sostanzialmente si allena una rete che acquisisce una rete multistrato con strati nascosti, strati non nascosti, che prende dei pesi qua e là e a un certo punto produce determinate filtri che riguardano poi, che producono poi i comportamenti. Quando ho un comportamento, il comportamento lo osservo e basta. Se vado a cercare di capire perché si è comportato così, non c'è modo. Ora, questa dicotomia, se invece prendessi in logico, logica computazionale, trovo che D
determino che a partire da quello che ho fatto quello è il comportamento da fare, da avere, beh, ho tutta la spiegazione, la catena delle dimostrazioni. Il problema è che il deep learning funziona, lo programming diciamo meno. Quindi ho una cosa che funziona che non mi consente di capire perché sono successe le cose, una cosa che funziona poco, meno, per velocità, per capacità computazionale, per capacità espressiva, quello che mi pare, in cui farò tutta la spiegazione. So perfettamente perché è stata fatta quella scelta. In questo momento ho due approcci. Avrei bisogno di avere il meglio dell'uno e il meglio dell'altro. Queste sono delle strade che la ricerca sta cominciando a prendere in questi anni e che ci occuperà per i prossimi 5, 10, 20 anni. Speriamo di avere successo, magari qualcuno di voi parteciperà con noi. È la strada che dovrebbe portarci ad avere macchine che non solo si comportano in maniera intelligente, ma anche si comportano in maniera accountable, cioè dicendoci quando serve perché sono comportate così. Questo ci consente di sapere di chi è la colpa, sapere perché è successa una certa cosa, ma anche eventualmente di migliorare una cosa, di cambiarla, di cambiare la struttura. E ci consente quindi di entrare in un ciclo virtuoso in cui piano piano le macchine incominciano a comportarsi dove ci servono come versioni migliori. Direi che sono arrivati in fondo, vi ringrazio per l'attenzione.